Bene, andiamo avanti. Adesso passiamo, dando tempo all'assessore Cecchini di aggiornare i suoi documenti, all'oggetto numero 159. Qui abbiamo una interrogazione presentata dal consigliere Ricci all'assessore Chianella, accordo tra BluJet, Flyvolare e SASE relativamente all'aeroporto dell'Umbria, recupero dei 500.000 euro anticipati per i servizi mai svolti. Prego, consigliere. Grazie, signor Presidente dell'Assemblea legislativa. Mi corre anche l'obbligo istituzionale di inoltrarle le migliori felicitazioni per il ruolo che ha assunto nel quadro della Presidenza delle Assemblee legislative delle regioni afferenti all'Unione Europea. Per quanto attiene l'interrogazione oggetto del presente ordine del giorno, mi corre l'obbligo di una premessa. Negli ultimi 15 anni, credo che la gestione dell'aeroporto internazionale dell'Umbria abbia evidenziato degli elementi apprezzabili, quali la realizzazione del terminal aeroportuale e quindi più complessivamente il miglioramento dell'aerostazione, l'innovazione nelle tecnologie, la riqualificazione delle infrastrutture di terra, la viabilità di accesso al sito aeroportuale, nonché l'aver ottenuto la concessione ventennale da parte di ENAC e l'inserimento nel quadro degli aeroporti inseriti con valore di rilievo nazionale. Di converso, però, anche la Banca d'Italia nel novembre 2018 ha rilevato un meno 10% di passeggeri per quanto attiene ai primi 9 mesi dell'ambito gestionale 2018 rispetto al pari periodo 2017, per, si dice nello stesso rapporto, il venir meno di alcuni collegamenti. E invero vi sono stati numerosi casi nei quali alcune linee aeree sono state annunciate, presentate anche alla stampa e poi i servizi non sono stati svolti. In particolare l'interrogazione a risposta immediata chiede conto dell'attivazione del quadro correlazionale con BluJet Flyvolare. Vi fu una anticipazione di 500.000 euro che la SASE, società di gestione, ebbe a sviluppare nei confronti di Flyvolare BluJet, senza peraltro che la stessa compagnia avesse le due autorizzazioni necessarie per svolgere i servizi. I voli poi non sono stati svolti, ci risulta essere avvenuto un recupero parziale di 250.000 euro rispetto ai 500.000 euro che erano stati anticipati e si vuole domandare se e quando e quali saranno i tempi di recupero dei conseguenti e rimanenti 250.000 euro. Grazie. Grazie consigliere Ricci, la ringrazio anche per gli auguri e gli in bocca al lupo Sì, che mi ha grazie. rivolto. Do la parola adesso per la risposta all'assessore Chianella. Sì, Prego. grazie Presidente. Questa questione è stata, diciamo, già diverse volte all'ordine del giorno di questa Aula e come è noto SASE ha, come ha detto anche il consigliere Ricci, ha già recuperato i 250.000 euro dei 500 a suo tempo anticipati. Resto ovviamente in maniera sintetica diciamo così, al dispositivo dell'interpellanza. SASE ha notificato in data 21/3/2018 attraverso il proprio legale incaricato il decreto ingiuntivo nei confronti di BluJet SRL, volto appunto al recupero del credito dei 250.000 euro. Il legale ha provveduto a dare esecuzione al recupero attraverso il tentativo di pignoramento presso l'Istituto di Credito Credem, il quale ha informato SASE circa una situazione debitoria della società BluJet. Sono in atto ulteriori indagini patrimoniali per procedere con ulteriore recupero forzoso. Il legale incaricato quindi ha avuto mandato di recupero appunto forzoso presso non solo BluJet ma a società ad essa collegate. Quindi si ritiene da informazioni assunte appunto presso SASE che questa procedura,
abbia o avrà, diciamo così, buone probabilità di avere esito positivo. Tra l'altro questa questione, mi permetto, ma credo che l'abbia già vista il consigliere Ricci, è stata oggetto presso un quotidiano locale e che è esposta, diciamo così, con dettagli rispetto alla mia risposta, quindi sostanzialmente mi ha anticipato. C'è un altro aspetto, consigliere, per quanto riguarda la procedura penale. È stata avviata una procedura penale nei confronti di Blue Jet e è stata aperta, e quindi si conferma l'apertura delle indagini preliminari rispetto all'esposto presentato da Sase in data 7 marzo 2018. Grazie. Prego, consigliere, per la risposta. Grazie Presidente, prendo atto che è stato attivato un decreto ingiuntivo che mi auguro possa portare al recupero dei 250.000 euro che ancora rimangono. L'auspicio è che nelle prossime contrattualistiche con le compagnie aeree si scelgano vettori che abbiano una solidità gestionale e anche in termini di rete commerciale, per assicurare alle stesse linee aeree una adeguata continuità e soprattutto che si determinino accordi con quelle compagnie che hanno le autorizzazioni adeguate, sono due, per svolgere i servizi, evitando di erogare anticipazioni verso compagnie aeree che non hanno ancora le debite autorizzazioni per svolgere i servizi. In questo quadro, e concludo, auspico anche che vi siano più risorse che la Regione possa determinare per lo sviluppo di linee aeree, nonché pianificare una stazione ferroviaria allo stesso aeroporto internazionale dell'Umbria. Grazie. Grazie consigliere Ricci. Andiamo avanti con il prossimo oggetto. È una interrogazione del consigliere Leonelli rivolta all'assessore Barberini, possibilità di esenzione dal pagamento del ticket sanitario per minori fuori famiglia e minori stranieri non accompagnati, ospiti di comunità residenziali o in affido familiare. Prego consigliere Leonelli. Grazie Presidente. Dunque, questa interrogazione ha ad oggetto, appunto, come lei ha ricordato, la possibilità di esenzione dal pagamento del ticket sanitario per i minori fuori famiglia, minori stranieri non accompagnati, ospiti di comunità residenziali o in affido familiare. Premesso che la Convenzione ONU dell'89 sui diritti dell'infanzia e adolescenza sancisce il diritto di tutti i bambini e i ragazzi alla vita, alla sopravvivenza, allo sviluppo, alla non discriminazione, stabilisce che ogni legge, provvedimento, iniziativa pubblica o privata rispetti il supremo interesse del bambino e dell'adolescente, che l'Italia ha ratificato questa convenzione nel 1991, che ai sensi dell'articolo 2 della legge 184 dell'83 si considerano bambini e ragazzi fuori famiglia d'origine e nuclei familiari a sé stanti, che i minori stranieri non accompagnati sono titolari in materia di protezione dei minori a parità di trattamento con i minori di cittadinanza italiana dell'Unione Europea, articolo 1, legge 47 del 2017, e che oggi i ticket sanitari sono pagati da quelle strutture da quelle realtà che gestiscono le strutture, dalle famiglie affidatarie, e che alcune amministrazioni hanno previsto l'esenzione ticket per i minori che sono provvisoriamente fuori famiglia, Toscana, Emilia, provincia autonoma di Trento, Comune di Torino, considerato che i numeri dei minori fuori famiglia, ospiti in comunità residenziali, sono molto contenuti da non comportare particolari aggravi di costi consistenti per l'amministrazione regionale, si interroga appunto la giunta regionale rispetto alla possibilità di prevedere l'esenzione dalla partecipazione alla spesa per le prestazioni specialistiche ambulatoriali dei minori accolti in comunità o in affidamento familiare. Appunto, parliamo di una realtà sicuramente risicata dal punto di vista numerico, però credo che sarebbe sicuramente un segnale non solo politico ma anche di attenzione per delle realtà appunto più in difficoltà, per chi è debole per davvero e chi chiaramente appunto può ricevere attraverso un contributo indiretto
della Regione un sostentamento per quello che appunto sono le prestazioni specialistiche ambulatoriali, perché insomma poi l'alternativa è che magari non sempre quello che poi deve essere fatto viene fatto, magari si soprassiede proprio perché proprio magari non ci si può permettere quella determinata spesa, oppure magari ecco, in alcune situazioni di criticità il rischio è appunto quello di andare proprio perché oggi non c'è questo tipo di esenzione ad aggravare, no, le condizioni anche di salute o comunque sia le realtà in questione. Appunto parliamo di una stima secondo me abbastanza esigua, che però darebbe da un lato un segnale d'attenzione per i minori e per i bambini e dall'altro non credo che comporterebbe particolari sforzi economici da parte della nostra regione. Assessore Barberini. Sì, grazie al consigliere Lonelli per aver acceso una luce su questo tema su cui stiamo lavorando ormai da alcuni mesi, perché credo che sia meritevole di attenzione, meritevole di un intervento che in qualche modo aiuta il mondo dell'infanzia, il mondo più fragile, il mondo in qualche modo i bambini che soffrono e vivono un delicato momento, che si trovano per tante ragioni a non avere una tutela e una copertura della propria famiglia di origine. Il tema, la normativa nazionale per poter attivare una esenzione ticket per i minori fuori famiglia o perché collocati in strutture residenziali o perché è stato attivato un percorso di affido, non prevede la possibilità di esentare il ticket. Si può fare solo attraverso, introducendo un'apposita norma regionale che può una volta approvata trovare una, diciamo, risposta finanziaria che, per la verità, anche molto contenuta. Sulla base delle stime che abbiamo redatto, il ticket che la Regione Umbria incassa per prestazioni ambulatoriali svolta a favore di minori accolti a scopo adottivo o in affidamento familiare o accolti in comunità residenziali per l'accesso alle prestazioni sanitarie, si aggira storicamente negli ultimi 3 anni su circa 30-35 mila euro, quindi una cifra assolutamente non particolarmente significativa. È anche vero che ci sono stati interventi legislativi da parte di altre regioni, al di fuori di quella statuto speciale, ci sono degli interventi realizzati ormai da alcuni anni dalla Emilia Romagna e dalla Regione Toscana, e entrambi non intervengono in maniera esaustiva, nel senso che non risolvono tutti i problemi. È nostra intenzione inserire nella legge di bilancio che arriverà in approvazione nel prossimo mese una modifica legislativa che permetta di aprire un apposito capitolo, uno specifico capitolo, affinché i minori che si trovano fuori famiglia o collocati in strutture residenziali o avviati in un percorso d'affido possano essere esentati per il ticket. Quindi non appena sarà approvata la disposizione legislativa che permette questa opportunità, credo che a partire dal 2019 questa esenzione potrà essere sicuramente applicata, anche perché l'esenzione può essere applicata e garantita se in presenza di una normativa regionale la cui copertura però l'intervento può essere fatto non utilizzando il Fondo Sanitario Nazionale trasferito alla Regione, ma utilizzando fondi propri della Regione. Ma vista la qualità dell'intervento e anche le dimensioni, che sono assolutamente poco significative, credo che sia un bel segnale e un segnale che daremo alla nostra comunità regionale già a partire dall'anno 2019. Grazie.
Bene, grazie. Prego per la replica, consigliere Leonelli. Sì, grazie Presidente, ma non, ovviamente vista il tenore della risposta non posso che ritenermi soddisfatto. Mi pare che l'indirizzo presente nella interrogazione sia recepito da parte della Giunta, comunque che sicuramente c'è un lavoro in questo senso che può portare già nel 2019 a una misura che, come ha ricordato l'assessore Barberini, non appesantirà, diciamo, di fatto il bilancio regionale, ma contestualmente può dare una risposta a tanti bambini e a tanti minori. Su questo è sicuramente da, come posso dire, evidenziare in maniera positiva l'attenzione della Giunta, che ci lavorerà nelle prossime settimane con la modifica legislativa. Ovviamente il Consiglio, a partire dal sottoscritto, ma sentivo anche fuori onda la consigliera Casciari, è disponibile a dare una mano, quindi insomma se serve, diciamo, anche un intervento da parte dei consiglieri su questo, sulla modifica legislativa, siamo più che a disposizione. Per cui ecco, mi sembra che stiamo veramente avviandoci sulla strada giusta, e non aggiungerei altro, visto che insomma la risposta è stata sicuramente esauriente, e aspettiamo con fiducia che già nel 2019 la Regione Umbria possa appunto così dare vita ad una misura che può dare sollievo a minori, famiglie e strutture che appunto si impegnano e si occupano di questo quotidianamente.